C'è una donna, Lireta si chiama. C'è una donna che guarda oltremare cercando un brandello d'Italia, anche solo una luce. Una luce di Puglia che illumina i sogni di là dal mare, nella terra dell'alba. C'è un gommone che parte e la donna si sta in mezzo agli altri sul mare, cercando d'Italia e di luci. Tra le braccia ha una bimba, che soli 3 mesi di vita già si trova sull'onda. Lo hanno detto alla donna, alla bimba, a tutti gli altri lì sul gommone. Se arriva la guardia costiera d'Italia, vi buttate nell'acqua. L'hanno detto anche all'uomo, compagna la donna che si sta anche lui sul gommone. Ogni onda il mare si ingrossa più ancora e più forte è il terrore di perdersi la bambina dalle braccia. Ogni volo sull'onda precede uno schianto sull'acqua arrabbiata e ogni schianto è un ricordo. Ricordo di un padre con l'alcol e la mano facile, un padre che serra i bambini sotto chiave, non sia mai siano di disturbo mentre picchia la moglie. Ma Lireta non cede. Ogni volta, disperata, tenta una difesa per quella madre troppo remissiva, una difesa qualunque, gridando, strillando, ma senza risposta. Ricordo di un matrimonio con chissà chi, matrimonio combinato tra le famiglie senza che lei possa dire parola, ma Lireta non cede, rifiuta, tutto rifiuta, l'uomo, il matrimonio e anche la sua famiglia. Ricordo di una fuga da casa e di un innamoramento che io, le diceva lui, che io se mi ami ti porto in Italia, ti porto. Ricordo di una casa vicino al mare, ancora una volta serrata sotto chiave in attesa che la portino insieme a tutte le altre, ma sulle strade d'Italia, che io se mi ami ti porto in Italia, dicevano anche i fidanzati delle altre. Ma Lireta non cede e scappa e si fida di uno di loro, un aguzzino che le dice ti amo, le dice anche lui, le dice ti amo, e nasce una bimba. Ricordo di quando con lui e con la bimba tra le braccia decidono di prenderlo quel gommone che ora aggredisce le vette del mare, enormi, ringhianti, che ogni volta che sei sulla cima butti lo sguardo lontano sperando una luce di Puglia. E Lireta non cede e si serra più forte la bimba alle braccia. Ricordo di un volo a pochi metri dalla riva, un volo nell'acqua ghiacciata, spinti giù dal caronte che guida il gommone, ma Lireta non cede, neanche la bimba, neanche il compagno si salvano. Tutti si salvano e arrivano anche le luci della polizia che li rimpatria. Sì, signore. Dopo tutto quel delirio li ritorna a casa senza sé e senza ma. Ed è ancora un gommone, senza bimba stavolta, che resta dai suoceri, ancora un gommone, ancora il mare, ancora l'Italia, Sicilia, ma per sempre stavolta, che con la sanatoria ci arriva anche la bimba in Sicilia, e vissero tutti felici e contenti, tu pensi? No, no, che l'uomo, chissà che gli disse il cervello, l'uomo si innamora di un'altra, una siciliana, che pure lei è sposata, eppure lei abbandona il marito Carmelo per stare con l'altro. Ma Lireta non cede, è rimasta sola con la bimba in terra straniera, vuole capire e cerca qualcuno che possa spiegare. Cerca il marito dell'altra, la siciliana, cerca Carmelo, lo trova, lo guarda, ci parla, lo ama, anche lui, si innamora anche lui follemente. E non è un amore d'accatto, no, che mica un giorno le dura, un anno, no, 11 anni. 11 anni sono passati e un bambino è nato nel mezzo e Lireta ha imparato il lavoro di Carmelo e ora vivono da 11 anni fianco a fianco, l'una all'altra, 24 ore al giorno. E Lireta, dice Carmelo, è diventata più brava di me nel mio lavoro, perché Lireta non cede. Non cede di fronte al padre, di fronte a promessi sposi, di fronte a papponi travestiti da innamorati, di fronte al mare, di fronte al gommone, di fronte a Caronte, a rimpatri, a divorzi. Lireta non cede e scrive tutta la sua storia e la invia all'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, provincia di Arezzo, regione Toscana, Italia, l'archivio di memoria popolare più importante del mondo. Ed è lì che diventa finalista del premio Pieve, ed è lì che la incontro e resto folgorato dalla coerenza morale e dalla forza di volontà di una donna albanese che non scende a compromessi. Te lo immagini? Che paese sarebbe questo se tutti gli italiani fossero così?